Buongiorno e buon lunedì 29 marzo. Ci ritroviamo questa volta per parlare di dati, statistiche, del settore o intersettore turismo, e lo dico subito con una specifica. Oggi parliamo di formazione legata al settore turistico. Perché questo? Perché effettivamente il turismo è una sorta di camaleonte con diverse sfumature, e a seconda delle necessità è in grado di attrarre particolari forme di professionalità. Questo lo dico perché effettivamente già a SISTUR 2020, quindi al convegno di Rimini, in piena pandemia ci si è resi conto di come le università non stiano predisponendo i nuovi manager del turismo. In particolare durante SISTUR si è parlato della problematica del risk management, cioè della gestione del rischio, ma se vogliamo essere precisi potremmo dire tranquillamente che anche nella cosiddetto scuola della superiore, quindi la parte di preparazione pre di entrare all'università, è anch'essa carente. Se pensiamo infatti al momento in cui si parla di turismo all'interno delle scuole superiori, troviamo o i cosiddetti istituti turistico-alberghieri, quindi tutta la preparazione delle figure professionali da sala piuttosto che da reception ad albergo, piuttosto che all'interno della cucina, quindi tutta la parte di chef, sous chef, e poi tutta la parte di maître, ok? Che sì, sicuramente sono importanti, sicuramente, come diceva anche un ex preside di un importante istituto del mio territorio, ti permette di andare tutti i giorni in giacca e cravatta, e quindi perché sostanzialmente è una divisa in quel settore, e quindi ti presenti in maniera assolutamente interessante e molto professionale. Però dall'altra parte il turismo è ben altro, il turismo abbraccia diverse competenze e conoscenze che poi si trasformano in vere e proprie attività. Se io penso poi alle scuole superiori legate al settore economico che propongono il turismo nella parte di intermediazione, e penso in particolare alle scuole tecnico-commerciali che predispongono le persone al turismo, in particolare ad agenzie di viaggio, mi domando e mi chiedo se stiano facendo davvero il bene dei ragazzi che stanno studiando in quegli istituti. Perché? Perché effettivamente oggi sappiamo quanto il settore dell'intermediazione, quindi tour operator, agenzie di viaggio, siano molto in difficoltà. C'è una, ormai grazie ad internet, c'è una disintermediazione, ma nascono nuove figure professionali a cui nessuno sta dando il giusto risalto. Non voglio toccare il tema degli influencer e del vlogger, ma sicuramente dobbiamo pensare a queste nuove forme di consulenza, di marketing e comunicazione in maniera davvero innovativa. Perché? Perché lo strumento che abbiamo a disposizione non è più innovativo, ma sicuramente è l'uso che se ne fa che diventa innovativo. Tutta la parte nuova dell'innovazione da un punto di vista di processo, in particolare l'entrata in funzione della intelligenza artificiale. Anche in questo caso abbiamo poche professionalità ben descritte, ma abbiamo professionalità ibride che devono essere spiegate ai giovani che vogliono intraprendere vogliono intraprendere nel mondo del turismo in maniera più o meno autonoma. Insomma,
Se io penso anche a forme di preparazione dei ragazzi rispetto all'organizzazione degli eventi, altro tema che spesso non viene toccato. Insomma, la scuola ha bisogno di affrontare il mondo della formazione nel turismo in maniera sistematica, in maniera corretta rispetto ad un mercato che sarà profondamente cambiato alla fine di questa pandemia. Continuare con schemi industriali legati alla classica economia industriale o post-industriale o post-moderna, applicandola, prendendo gli schemi paro passo, quindi di pari passo, e buttandoli all'interno del mondo del turismo, non funziona. L'ultimo esempio che vi faccio, giusto per chiarezza, l'esempio concreto è avvenuto venerdì scorso, in quanto una persona che sta facendo una scuola professionale sul turismo ha chiesto al sottoscritto di aiutarlo nella preparazione dell'esame finale. Questa persona mi scrive da Viareggio. Vuol dire che nel mondo della formazione ormai anche i ragazzi si sono resi conto di quanto sia necessario e sia giusto usufruire di internet, di questa tecnologia, per mettersi in contatto con nuovi professionisti. E guarda caso, questa persona da Viareggio scrive ad un professionista che sta sul Lago d'Orta per avere nuove nozioni e nuove modalità di affrontare temi che da sempre costellano l'intersettore del turismo in maniera nuova e in grado di crearsi una posizione in un prossimo futuro lavorativo. Quindi formazione, è ora di mettersi attorno a un tavolo e cambiare le modalità con cui vengono erogati i corsi legati al turismo. A lunedì prossimo!